Buongiorno, questo è il nostro brunch di oggi. È mezzogiorno, non abbiamo ancora fatto colazione, siamo alzati tardi, ce la siamo presa con molta calma. Poi sinceramente ieri sera abbiamo mangiato troppo tardi, quindi stamattina non avevamo neanche fame. Allora, oggi abbiamo due avogado e dei lamponi, un cetriolo e ci stiamo un po' arrangiando. È del burro d'arachidi 100%. Allora, a livello nutrizionale, beh, gli avocado sapete che sono praticamente grassi buonissimi, no, buoni, buonissimi, specialmente per noi del gruppo A. I lamponi rossi hanno 6 grammi di zuccheri per 100 grammi, quindi questi sono 125 grammi, praticamente sono circa 9 grammi di zuccheri che divideremo in due, quindi praticamente è fruttosio pari a 4-5 grammi a testa, quindi quasi niente. Sono frutti considerati, frutti rossi sono infatti considerati piuttosto low carb. Poi vabbè, il cetriolo non so se lo mangerò e un pochino di burro d'arachide. Questo sarà il nostro brunch di oggi e poi probabilmente ceneremo verso le 6 di sera e oggi ci arrangiamo così. Buon È appetito. la mia idea di brunch, quindi una colazione che apparentemente sembra dolce, ma in realtà non lo è. Quindi avocado, burro d'arachidi, lamponi. E bello nutriente, vi Ciao a garantisco. tutti, allora siamo da Vero, adesso oggi abbiamo prenotato la gondola, la barca che assomiglia molto alla gondola di Venezia e quindi andremo a visitarla. Il pranzo che abbiamo fatto, pranzo brunch che abbiamo fatto l'avete visto e quando siamo in giro noi cerchiamo di non di essere economici, però insomma per seguire anche bene la nostra dieta cerchiamo di fare meno pasti possibili al ristorante, anche se poi al ristorante cerchiamo cose grigliate, pollo e cose che insomma possiamo mangiare, quindi alla fine va tutto bene. Volevo dire una, ah sì, ieri abbiamo, sapete che utilizziamo Pirati in Viaggio per fare i nostri giretti spesso e abbiamo appena prenotato Istanbul in dicembre, tra l'altro convinti che ci sia caldo e invece abbiamo scoperto che c'è freddissimo, vabbè, lo stesso. Volevo dirvelo, ma più che altro perché ci vedrete spesso in giro e andare in giro, vi direte, ma andare in giro costa? Beh, certo, costa, indubbiamente. Noi abbiamo scelto e deciso che d'ora in poi investiremo molto poco in tante cose, ma in alcune cose tipo la salute, quindi gli alimenti e qualche giretto assolutamente lo facciamo. Però vi volevo dire che, per esempio, quel viaggetto che abbiamo prenotato costa 146 euro con aereo e tre notti in hotel. Se poi pensate che magari là faremo sicuramente come facciamo qua, alla fine riusciamo a fare dei bei giri senza necessariamente spendere delle cifre enormi. Attenzione, noi non è che critichiamo chi lo fa, assolutamente, uno può anche, se se lo può permettere o se sente che quello è il suo giusto modo, può andare in giro anche in 5 stelle, in business class, ci mancherebbe altro. Però questo è però far capire che se teniamo la mente aperta, i nostri ragazzi per esempio ce l'hanno molto di più su questo aspetto, i nostri giovani, possiamo veramente fare delle belle cose senza spendere l'ira di Dio. Un'altra cosa che volevo dire, sapete che a me piace trattare un po' tutti gli argomenti. Allora, alcuni dicono, ah, ma voi andate, siete sempre attivi perché è una questione di carattere o di forza o di volontà, eccetera. No, a volte è anche una questione di ragionamento, nel senso, ogni volta che devo partire, un giorno, 2 giorni prima, io vado un po' in crisi. Perché? Perché a casa mia ho le mie belle abitudini, la mia routine quotidiana, il mio pesciolino che è quello giusto, il mio letto che dormo comoda e tutto il resto. E quindi un po' di pigrizia mi prende sempre un po' la mano. È un po' come quando sono in giro che dico, ma anche qua facciamo ginnastica e invece la facciamo poi alla fine. È importante mantenere le nostre abitudini, è importante anche però tenerci vivi, perché se facciamo ripetutamente sempre le stesse cose e
e vediamo sempre le stesse tre gatti, tre gatti in senso umano, non tre gatti nel senso di gatti, per carità, rischiamo di chiuderci piano piano con la testa, con la mente, e questa cosa non va assolutamente bene, ok? Quindi sforzatevi di conoscere cose nuove, di fare cose nuove, di fare esperienze nuove, perché a volte si chiude.